Che cosa vuol dire essere cittadini mediali? Come esprimerci e quali comportamenti adottare su un social network? Come si rapporta la Chiesa alla cultura digitale? Qual è il rapporto tra educazione e tecnologia? E il ruolo della famiglia? Sono domande che molte persone iniziano a farsi. Ognuno di noi, infatti, quando scrive un post su Facebook, quando twitta o inserisce un video su YouTube, sta condividendo parti della propria vita, frammenti della propria intimità. Tanti i casi di cronaca drammatici, dal cyberbullismo al revenge porn, dall'odio online alle ludopatie, la rete nasconde i rischi, ma offre anche grandi opportunità. È importante quindi entrare in questo territorio e farlo abbattendo qualche pregiudizio. Ognuno di noi infatti può contribuire a migliorare questo ambiente, che altro non è che la proiezione della nostra coscienza, dei nostri desideri, ma anche delle nostre paure. Siamo noi che possiamo colorarlo di bellezza oppure svuotarlo di senso. Siamo connessi quindi e dobbiamo farlo felicemente, ovvero dobbiamo diventare, come dice Papa Francesco, canali viventi e lasciarci condurre dalla buona notizia, in mezzo al dramma della storia, essere fari nel buio di questo mondo che illuminano la rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza. Benvenuti a Felici e Connessi, la nuova trasmissione di Telepace ideata e realizzata in collaborazione con AIART, l'associazione italiana ascoltatori radiofonici e telespettatori. Felici e Connessi non è soltanto un titolo, ma è anche un auspicio. Noi viviamo connessi, viviamo negli spazi sociali, viviamo in rete. A volte questo determina spaesamento, preoccupazione, timore, ma non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo appunto essere felici. Questa trasmissione vuole provare ad esplorare gli anfratti più profondi di questa realtà, che è una realtà reale, è una realtà che struttura l'uomo e lo rende presente sia online sia offline. Quindi proveremo a percorrere una strada insieme, lo faremo con degli interlocutori, con degli amici che ci spiegheranno e ci accompagneranno durante questo percorso. Perché tocca a noi essere felici e connessi, tocca all'uomo colorare con la sua bellezza, con la sua dignità, con la sua giustizia gli spazi sociali. Buona visione e buona felicità e buona connessione. Il tema di questa prima puntata è cittadini mediali. È possibile creare una cittadinanza in rete? È possibile esprimerci e relazionarci all'interno degli spazi sociali? Per rispondere a questa domanda ci aiuteranno due esperti, due studiosi di media e di cultura digitale. Il primo si chiama Bruno Mastroianni ed è un docente universitario, un giornalista e un social media manager. A lui chiederemo di illustrarci, di farci una mappatura sintetica di quello che è l'universo mediale. Bruno, di te si possono raccontare tante cose. Certamente sei felice e connesso, merito del tuo buon rapporto con i media. Ma che cosa sono i media? Che cosa sono i social media? Beh, anzitutto partire dal fatto che di che cosa non sono più i media, no? Eravamo abituati ad avere sempre un po' una mediazione con le informazioni, i contenuti. I grandi giornali, la TV, le radio, i canali ci davano, come dire, una selezione di contenuti e ce la elaboravano e confezionavano appositamente, mediando tra noi e il mondo, diciamo così. Oggi questa mediazione è venuta sempre meno. Siamo noi che sul web e attraverso i social abbiamo un approccio diretto, o meglio, meno mediato con i contenuti, chiamiamolo così. Cioè i contenuti ci arrivano dalle persone con cui siamo connesse e anche da quello che noi immettiamo in rete. Quindi vivere felicemente connessi non è un movimento diverso dal vivere felicemente la vita. Cioè cercare di vivere la vita così come la si vive nella realtà fisica, anche nella realtà digitale, che non è virtuale ma è assolutamente reale. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp sono solo alcuni dei social più importanti e più diffusi che utilizziamo e in cui ci esprimiamo quotidianamente. Ma come si può essere cittadini all'interno di questi spazi sociali? Quali sono i diritti e i doveri? Quali i rischi e quali le opportunità? Beh, direi anzitutto bisogna perdere il dualismo, cioè pensare che c'è una vita da una parte e poi un'altra su WhatsApp è qualcosa che appartiene più a noi di una certa generazione, no? Che non è vissuta nel mondo digitale. Oggi WhatsApp o per strada, al bar, su Facebook sono luoghi, diciamo, diversi ma in cui siamo sempre noi stessi e dobbiamo ricordarcelo, anche perché molto spesso questa distanza che le tecnologie ci portano ad avere rispetto all'altro, cioè quando scrivo su WhatsApp, siccome non lo guardo in faccia, ho la sensazione di sentirmi un po' più libero di dire quello che penso, che può essere una cosa positiva, ma può essere anche molto negativo perché non ci fa rendere conto
del potenziale di offesa che c'è in questo. Allora, quindi ci vuole grande consapevolezza, ma anche desiderio di unità, cioè essere sempre se stessi in ogni occasione, quando si scrive su Facebook, quando si incontra una persona, e non dimenticarsi di questa dimensione delle persone. Per quanto siamo connessi, per quanto parliamo di contenuti e informazioni, bisogna sempre ricordarsi della persona che c'è dall'altra parte mentre si sta parlando, perché la dimensione personale di una persona che parla con una persona è quella fondamentale della rete. Se noi togliamo i touchscreen, le tastiere, i cavi, la rete che cos'è? Persone connesse con altre persone. Se ci ricordiamo questa dimensione, io credo che sia la chiave per usare in modo opportuno ed essere felici nel web. Grazie Bruno della tua felicità e della tua connessione. Grazie a voi. Il professor Mastroianni ci ha illustrato che cosa significa vivere in rete, che cosa sono i media. Adesso chiederemo ad un'altra nostra ospite che cosa significa essere felici, come è possibile concretizzare la felicità in rete. Lei si chiama Vera Gheno, è una sociolinguista, è una docente universitaria, è esperta di social media ed è anche curatrice del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca. Vera, la felicità è uno dei criteri del benessere sociale, ma si può essere cittadini connessi e felici? Ovvero, è possibile una felicità in rete? Ci sono le stesse opportunità di essere felici che ci sono nella vita reale, quindi si tratta di gestire bene questi spazi, che è vero che sono virtuali, però non sono altro da noi, sono parte di noi, sono un'estensione della nostra vita e quindi sta un po' anche a noi saperli gestire bene e cercare la felicità anche in quegli spazi. Se uno odia nella vita reale, probabilmente odierà anche nella vita virtuale, è difficile che cambi completamente personalità. Vera, tu sei una sociolinguista. Alcuni accusano la rete, i social network, di alterare, quasi violentare la lingua italiana. Ma è vero oppure è l'ennesima post-verità, l'ennesima bufala, l'ennesima fake news? Allora, la verità sta da qualche parte nel mezzo. L'italiano ha una storia molto strana, per cui di fatto è stato immobile finché non sono arrivati i mezzi di comunicazione di massa. Quindi questo ci permette di leggere Dante, ma d'altra parte ci sconvolge un po' vedere i grandi mutamenti che sono in corso negli ultimi, diciamo, 30 anni. L'estensione dell'italiano, l'uso dell'italiano sui nuovi media è semplicemente un ennesimo adattamento della lingua a un contesto nuovo. Il problema è che per alcune persone quel registro diventa l'unico possibile, e quindi lo usano in tutti i contesti, e questo fa sì che le competenze linguistiche del singolo si impoveriscano. Quindi l'ideale è usare faccine, abbreviazioni, altre cose nel contesto dei media online, quindi dei social media, ma non usarle chiaramente in altri contesti. Grazie della tua felicità e della tua connessione. Grazie. Due interviste significative, due ospiti illuminanti, ci hanno aiutato a capire che cosa significa essere felici e che cosa significa essere connessi. Da una relazione interpersonale adesso però passiamo ad una relazione mediata e ci rivolgiamo ad una vox web. Ciao Giacomo, che cosa vuol dire per te essere cittadino mediale? Che cosa vuol dire vivere parti della tua vita, della tua esistenza all'interno degli spazi della rete? Ciao a tutti, io mi sento oggi cittadino mediale e credo che un po' tutti noi oggi possiamo identificarci come cittadini mediali. Credo che il cittadino mediale sia oggi colui che utilizza i nuovi strumenti di comunicazione, ma non solo, è in grado di sfruttare la potenzialità della rete, la sua natura interattiva e partecipativa per costruire nuove efficaci relazioni. Utilizzare la rete però con consapevolezza, con responsabilità e quindi comprendere di essere in una realtà interconnessa, digitalizzata, dove la rete può essere un rischio ma può trasformarsi in una grande opportunità, e questo è possibile solamente educandosi ai media, con i media, attraverso i media e grazie ai media. Scriveva Jean-Paul Sartre, l'uomo non è altro che il suo progetto, egli non esiste che nella misura in cui si realizza. Egli non è quindi niente altro che l'insieme dei suoi atti, niente altro che la sua vita. Facciamo nostra questa frase per provare a vivere da uomini e da donne la nostra presenza online. Facciamolo rispettando e rispettandoci. Questo è l'auspicio, questa è la base del nostro percorso e questo è l'obiettivo di questa piccola grande trasmissione. Grazie a voi e alla prossima puntata e mi raccomando, felici e connessi.